Siccome su questo canale un po' di gameplay mancava, eccoci qui con un nuovo format sperimentale. L'idea di fondo di questo video nasce in America, dove vari youtuber hanno affrontato delle sfide su determinati giochi Pokémon, autoimponendosi delle regole per la loro riuscita. Quest'oggi reinterpreterò il format alla mia maniera, andando a proporvi qualcosa di particolare. In questo video pilota, infatti, tenteremo di sconfiggere Morimoto, ossia l'allenatore più forte di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, con un team buildato in soli 5 minuti. Se il format dovesse piacere, proporrò sfide sempre più complesse, dunque vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace se volete vederle. Detto questo, direi di passare al succo del video. Ho detto che avrei buildato un team in 5 minuti. Questo vuol dire che per quanto riguarda il building in sé, non avrei potuto utilizzare alcun strumento al di fuori dell'MT e dei soldi, né tantomeno alcun Pokémon che già possedevo nel box. Il che significa letteralmente farmi un team da zero. L'unica soluzione, siccome Morimoto combatte in doppio, era allora quella di trovare due Pokémon che fossero un buon compromesso tra statistiche equilibrate, typing efficace contro i Pokémon dell'avversario, mosse utili e catch rate. I prescelti sono dunque stati Grimmsnarl e Quagsire. Grimmsnarl avrebbe ribaltato Cursola, Graplock, Dragapult e Snorlax con calcio basso, mentre Quagsire, salvo Miss, avrebbe gestito con Idropompa, Stonjourner e Colossal. Accanto a loro avrei messo una serie di pedine sacrificali da mandare al macello. Per prepararmi accuratamente alla sfida, mi sono accertato di avere nel box un esemplare dei due Pokémon che sarei andato a catturare. In questo modo avrei aumentato sensibilmente il catch rate con la Beast Ball, e sempre a questo scopo ho buildato off-screen un Vileplume che fosse in grado di addormentare. Inoltre gli ho segnato quelle che credo siano le mosse più deboli del gioco, che sono assorbimento e acido, per indebolire entrambi i Pokémon senza mandarli KO. Infine gli ho dato una zoom lente per far sì che Sonnifero avesse più possibilità di entrare. Ho poi depositato ogni Pokémon per avere subito tra le mani Grimmsnarl e Quagsire da evsare. Mi sono curato di avere tutte le MT da insegnare loro, ordinandole anche alfabeticamente per avere più sotto controllo la grande mole di MT che possedevo nello zaino. Ho poi tolto le animazioni e in generale ho fatto tutto il possibile per velocizzare al massimo il processo. Per intenderci, ho anche buttato tutte le proteine e tutti i calcio che avevo da parte per averceli subito all'ultimo slot del menu e a correre subito per prenderli. Una volta individuato Grimmsnarl, ho fatto partire il countdown e ho finalmente aperto le porte al delirio. La cattura di Grimmsnarl, a dir la verità, è stata particolarmente fortunosa. Addormentato e danneggiato, il ragazzo è entrato istantaneamente nella prima Beast Ball con cattura critica. Galvanizzato, mi sono diretto subito verso Quagsire nei pressi di Knuckleburg, ma le cose sono andate un filino diversamente. Quagsire è più lento di Vileplume, con il risultato che zoom lente non si attiva e Sonnifero ovviamente fallisce. Il secondo Sonnifero entra, ma il Pokémon si sveglia subito dopo. Con un Quagsire indebolito ma sveglio, tento il tutto per tutto, lancio una Beast Ball e miracolosamente il Pokémon entra. Arrivati a questo punto, volo direttamente a Golwick per evsare Grimmsnarl in attacco e Quagsire in attacco speciale. Perché per quanto Quagsire sia più un attaccante fisico, i Pokémon che doveva counterare necessitavano un attacco speciale, visto che Stonjourner e Colossal hanno delle difese molto alte. Avrei potuto prendere qualsiasi altro Pokémon, ma alla luce di quello che ho visto, Quagsire era il compromesso migliore anche con il catch rate. Con gli EVS è tutto liscio, ma arriva poi la fatidica parte dell'MT. Mi ero studiato ovviamente tutto il moveset da dare ai Pokémon, ma le MT erano così tante che ho tiltato completamente. Alla fine, eccetto Frantumanima su Grimmsnarl, che non sono riuscito a dargli, il moveset dei due Pokémon era pressoché quello che avevo ideato. Ma i secondi persi nel titubare tra le MT e nel missare il Sonnifero con Quagsire hanno fatto sì che io non avessi più tempo per catturare le pedine sacrificali. Il moveset finale è dunque risultato essere per Grimmsnarl colpo basso, carineria, colpo infernale e gran fisico, mentre Quagsire avrebbe tentato di non fare figure uscene utilizzando idropompa al sostituto, tossina e geoforza. Avrei dunque dovuto affrontare Morimoto, l'allenatore più forte di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, con solo due Pokémon, peraltro Grimmsnarl con una natura orribile sotto ogni punto di vista, con un'unica EV portata al massimo, con i V pressoché inesistenti e addirittura senza alcun tipo di strumento. E la cosa peggiore è che avevo pure sottovalutato Morimoto. Grazie al mio maledetto pregiudizio secondo cui la CPU di base è scarsa, nel buildare il mio mini team non ho assolutamente preso in considerazione le abilità dei Pokémon di Morimoto. Prima partita, butto giù Cursola, ultimo tocco, Grimmsnarl muore dopo 3 turni, Dynamaxizzo Quagsire nel 2020, che viene obliterato completamente. Cambio strategia, decido di Dynamaxare Grimmsnarl al primo turno per buttare giù Cursola senza dover incappare in ultimo tocco. Mando giù 3 Pokémon in questo modo, ma trovandomi davanti a Stonjourner scopro la triste realtà. Pur essendo letteralmente un sasso, il campione ha 70 di velocità base. Peso bomba di Stonjourner su Grimmsnarl e tanti saluti, e Quagsire muore letteralmente il turno dopo. Molto bene. Battaglia dopo e copione identico.
Molto bene. Ora, tralasciando i brutti colpi subiti, di cui vi lascio una golosissima compilation, i problemi erano molteplici. Intanto non stavo salvando davanti a Morimoto e stavo livellando a caso. Ma soprattutto, peso bomba di Stonejourner era letteralmente un ostacolo insormontabile. Ma poi il genio. Inizio a sognare la musica di Rose in sottofondo e mi ricordo delle mie teorie. Peso bomba sul Dynamax non ha effetto. Bene, ma questo vuol dire non dynamaxizzare Grimmsnarl al primo turno per tenere la Dynamax predictando Stonejourner. E a quel punto avrei avuto problemi con l'ultimo tocco di Cursola. A quel punto mi è risultato chiaro come la soluzione fosse una sola: non toccare Cursola. Dopo 3 sconfitte esco dall'hotel di Chichester e faccio una cosa che credo di non aver mai fatto in vita mia: compro gli strumenti lotta. 3 attacchi X, 3 difese X, 3 attacchi speciali X e 3 difese speciali X. Senza spiegarmi perché stessi piangendo, torno da Morimoto e da lì in poi utilizzerò sempre la stessa strategia finché una botta di culo non mi sarebbe venuta in soccorso. A primo turno Quagsire avvelena Cursola e Grimmsnarl riceve un attacco X. Questo per contrastare l'assorbiforza di Cursola, che se fosse entrato su Grimmsnarl lo avrebbe reso praticamente inutile. Come da programma, Cursola resta vivo per tutta la battaglia e ci permette di concentrarci sull'altro Pokémon, curandoci occasionalmente con le ricariche totali quando necessario. Giunto Stonejourner in campo, Grimmsnarl dynamaxizza come da copione. Ma Dynapugno non riesce a one-shotare Stonejourner, idropompa di Quagsire colpisce uno spettatore in curva e muoio il turno dopo. La strada però è quella giusta e dopo un paio di partite in cui Morimoto gioca la carta trappola riposo su Stonejourner più ricarica totale il turno successivo ed un bel rage quit contato di joystick lanciato nel cyberspazio, il giorno dopo, e per giorno dopo intendo letteralmente il giorno dopo perché dopo il rage quit non ho più voluto sapere, è la fottuta svolta. Nonostante un inizio titubante con un sostituto che non entra su Quagsire e un brutto colpo di palla ombra con chiusura di software annessa, il game successivo ingrano particolarmente bene. Cursola spam assorbi forza e io gestisco bene la situazione utilizzando i miei attacchi X, riuscendo anche a primo turno a giocarmi una difesa X su Grimmsnarl e predictando un paio di protezioni di Dragapult riesco anche a boostare Quagsire in difesa speciale. Riesco dopo alcune sofferenze e altrettante mosse avventate a trovarmi 3 contro 2 con Grimmsnarl a più 2 di difesa e più 2 d'attacco e Quagsire a più 2 di difesa speciale. Davanti a me il sasso. Grimmsnarl Dynamax e peso bomba fallisce, Dynapugno su Stonejourner e quello lì se ne torna a Tarfield. Geoforza di Quagsire si porta a casa Colossal e a quel punto per Morimoto entra Snorlax. In fase di building ho commesso un errore. Avevo dato a Grimmsnarl colpo basso proprio per affrontare Snorlax, non considerando che sul Dynamax colpo basso come peso bomba non parte. Per fortuna potevo contare su altri 2 turni di Dynamax per portarmi a casa l'incontro. Mi concedo una ricarica totale su Grimmsnarl e poco dopo mi becco un Dynacorrosione da parte di Snorlax che mi procura una decina di arresti cardiaci, ma per fortuna fa poco. Tossina di Quagsire nello stesso turno non entra a causa dell'abilità di Snorlax e sudo freddissimo. Ma il turno dopo la manona più 3 di Grimmsnarl si abbatte su Snorlax e finalmente se lo porta a casa. Ed è ballando in faccia a Morimoto che si conclude dopo 2 ore di registrazione la nostra challenge. Devo essere onesto, l'ho presa decisamente sotto gamba. Non ho valutato cose che in Battle Spot avrei sicuramente tenuto presente. E il caso ha voluto che io dovessi subire quasi tutti i tranelli che il team di Morimoto nascondeva. Se l'avessi studiata meglio sarebbe sicuramente risultata più semplice come sfida, ma è anche vero che con i se e con i ma la storia non si scrive. Certo, buildando un team completamente da zero, senza alcun tipo di MT e senza un tipo di preparazione, vedersi Vileplume, la sfida sarebbe stata letteralmente impossibile. O comunque avrei dovuto ripeterla molte e molte volte con più e più Pokémon diversi e sperare di avere una buona dose di culo. Già soli 5 minuti con tutto quello che avevo preparato mi hanno permesso di mettere in piedi 2 mezzi Pokémon e niente di più. Ma questo, come vi dicevo, potrebbe essere solo l'inizio di un format dove potrò portare, qualora dovesse andare bene, una serie di challenge molto più hardcore e molto più estenuanti per me. Tutto dipende da voi. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale per farmi vedere che questo format vi interessa. Vi invito inoltre a passare da Twitch in particolare perché è possibile che io streami lì la realizzazione effettiva delle challenge. E quindi se volete vedere le mie reazioni a caldo ai brutti colpi o simili, quello è il posto giusto. Per il resto mi raccomando, premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.